Il governo canadese ha stabilito l'abbattimento di 325.000 foche per la stagione 2008. Ed è questa la nostra campagna attuale, fermare il massacro delle foche nel Canada orientale. Il dramma dello scorso fine settimana in alto mare ha avuto oggi un altro sviluppo. Abbiamo assistito ad un episodio del più grande massacro di mammiferi marini di tutto il mondo. Quello che hanno fatto è stato sequestrare illegalmente la nave per impedire alle persone di assistere alla carneficina e al macello. Li sentivamo urlare di scendere dal ponte, sentivo voci di persone che venivano aggredite, dicevano: «Ehi, mi fai male!» Gli alti ufficiali condotti in tribunale per aver interferito nella caccia alle foche. Il nostro obiettivo principale quest'anno è denunciare la mattanza delle foche e darne testimonianza al Parlamento europeo. Se il Parlamento europeo mettesse al bando i prodotti derivati dalle foche, sarebbe la fine di questa caccia per il Canada. Siamo intervenuti contro la mafia delle pinne di squalo. In Ecuador abbiamo confiscato 40.000 pinne di squalo e 92.000 oloturie ed arrestato 12 cacciatori di frodo al vertice della mafia locale. Impegnare i cani poliziotto è uno dei progetti di Sea Shepherd alle Galapagos per contrastare i trafficanti all'interno del parco marino. In primo piano oggi, un gruppo di attivisti contro la caccia alla balena ha speronato la flotta baleniera giapponese al largo delle coste antartiche. Il gruppo sostiene che il suo obiettivo è far uscire la flotta giapponese dalle acque antartiche e australiane, che continuerà a inseguire e contrastare la flotta giapponese ovunque essa vada per salvare le balene. La nostra missione, ed è il quinto anno che siamo qui, è di bloccare, intervenire, interferire, ostacolare in ogni modo i balenieri giapponesi e far chiudere per sempre la caccia illegale alle balene nel santuario dei cetacei nell'Oceano del Sud. Non c'è niente di sbagliato nell'essere aggressivi, fin tanto che si rispetta la sacralità della vita. Sea Shepherd difende le proprie azioni violente sostenendo che nel corso di tutti i suoi anni di attività nessuna di queste azioni ha condotto a incidenti. Abbiamo avvisato il capitano giapponese che non tollereremo nessun atto di caccia illegale alle balene e che chiederemo un mandato di arresto federale all'Australia. Quello che stanno facendo i giapponesi è completamente illegale. Uccidono specie protette all'interno di una riserva internazionale. Finché la flotta giapponese sarà qui a operare in modo illegale, continueremo a venire a contrastarla. Mi piace quello che fa Paul Watson, il lavoro bellissimo e ammirevole che fa. Lui è lì fuori a difendere gli animali, creature che non possono difendersi da soli. La situazione degli oceani è ormai estremamente grave. La quantità di pesce pescato commercialmente è in continua diminuzione perché ci sono sempre meno animali acquatici. Gli oceani stanno morendo e se gli oceani muoiono, moriamo anche noi. È semplicemente così. Ciò che fa davvero la differenza dei gruppi conservazionisti non è l'azione dei governi, non sono le organizzazioni, ma la passione dei singoli individui.